Mi devo alzare, sono le 8:20. Devo andare in palestra, ma non ho voglia. Però devo trovare questa voglia. Sono uscita di casa, cioè sto uscendo dal portone. C'è una giornata orribile, porta anche pioggia. Adesso corro in palestra. Tra l'altro c'è anche mia mamma in questo momento in palestra, perché lei va sempre alle 8:30. Però sinceramente io alle 8:30 non me la sentivo. Alle 9 sì, sacrificio lo faccio, ma alle 8:30 è un po' too much per i miei gusti. Quindi niente, sarà super divertente fare questa mezz'ora con mia mamma in palestra, perché lei fa 8:30, 9:30 e io 9:10. Eccoci qua, sto andando in palestra. Oggi sono molto proud di me. Faccia fatta, in questo momento sono uscita dalla doccia, infatti ho appena chiuso la porta. Andiamo a fare una bella skincare anche perché oggi la mia pelle sta particolarmente bene. Aspetta, al solito che ultimamente mi ha fatto qualche scherzetto. Ad applicare il tonico e la mia essenza, questa qui, all'acido ialuronico, è bella idratante, leggera perché ha consistenza acquosa, è coreana. Se trovate tutti i prodotti che uso nel video della skincare in cui spiego come sono riuscita a curare l'acne. A parte ciò, palestra andata, sono le 10 e qualcosa, sono molto felice perché niente, mi volevo levare il pensiero, non sono mai andata così tanto presto la mattina, ma ho notato che effettivamente è top perché tu alle 10 già hai finito tutto e puoi continuare la tua giornata. Infatti giovedì prossimo mi sono prenotata, tanto che si effettua il piercing, sempre alle 9, mentre lunedì, mezzogiorno come sempre, perché finisco l'università e poi appunto vado in palestra. Allora, sto portando queste cose che ho lasciato ieri sulla mia scrivania dopo aver fatto merenda. Comunque sono le 11:05, io ho fatto lo shampoo, ho asciugato i capelli e ho fatto anche la piastra, così mi sono portata avanti e non la devo fare stasera. Mi faccio un bel caffettino prima di iniziare a studiare. E ho buttato la tazzina nel lavandino. Oddio, si sta girando la telecamera. Mi chiama appunto Rosalba, la mia compagna di università. Così studiamo insieme, mi fa compagnia. Sono molto proud che la mia pelle stia così bene oggi. È sempre bello svegliarsi con una bella pelle. Mi rendo conto che non ci sia proprio una bella luce, però non ce ne faremo una ragione. Comunque, accendiamo la macchinetta, capsula e un bel caffè. Videochiamo la mia amica Rosalba. Pausa anche Terea. E appunto poi inizio a studiare. Devo studiare analisi dei farmaci 2, perché voi non lo sapete perché da un po' che non registro un vlog, ma mi hanno fissato sia la prova d'esame di laboratorio sia la seconda prova intercorso. La prima già la trovate appunto sul mio canale. E poi anche l'orale, che sarà il giorno del mio compleanno. Che urto quando gli esami sono il giorno del tuo compleanno. Vabbè, non importa. Subito. Subito. Dei carabinieri, subito. Quindi oggi devo studiare tantissimo e il programma della giornata appunto è studiare, punto. Il pomeriggio viene la signora delle pulizie e stasera la cosa particolare che faccio è andare al cinema a vedere il film di Liberato, il cantante, perché un mese fa il mio migliore amico è un super fan di Liberato e quindi a me fa molto molto piacere accompagnarlo. Siamo io, il mio migliore amico si chiama Rodolfo e una mia amica che si chiama Cristina. E appunto andiamo a vedere questo film al cinema. Sono anche molto curiosa di vedere un po' com'è, anche perché dietro questo personaggio, sapete, c'è una storia assurda, che appunto forse lui è un carcerato di Nistria, il carcere quello lì minorile che è a Napoli. Non si sa la storia di questo. Caffè pronto. E dicevo, quindi vediamo se tramite questo docufilm scopriamo qualcosa in più. E niente, adesso caffè, ve l'ho detto quello che devo fare e iniziamo a studiare. È mezzogiorno, io sto studiando, non barate il casino lì dietro, giuro che dopo metto a posto. Questa è la situation. Sto studiando analisi 2, come vi ho detto, perché avrò PIT, orale, prova di laboratorio, un casino di cose. E niente, continuo a studiare, in questo momento sto facendo il potere ottico, molto poco divertente. È arrivata una bambina che stava al negozio con mia mamma, che l'ha portata a fare il girettino e poi l'ha portata con sé al lavoro, e adesso devo pulirle le zampine. Mi sono messa a mettere un attimo a posto, perché c'era un casino e devo assolutamente fare il video in cui decluttero le cose della mia cassettiera, che era un format che prima portavo, poi non so perché io abbia smesso di portarlo, però devo riportarlo assolutamente perché c'è un macello, tanta di quella roba che proprio non mi serve. Ore 14:09, ho levato i vestiti dal letto, già siamo ad un passo avanti. Siete tic, solito ormai se mi seguite sapete. E adesso penso di guardarmi un video su YouTube, perché di solito io dopo pranzo e mentre che prendo il caffè guardo sempre un video su YouTube e poi inizio a studiare. Un video corto,
Di solito lo sapete, i miei youtuber preferiti sono Dadda e Riccardo Dose. Però mi piace anche molto guardare quelli di Grace on Your Dash, quindi o ad esempio The Lady, Deborah Fulli, questi sono la mia comfort zone. Quindi adesso vediamo che cosa hanno pubblicato i miei content creator preferiti e sceglierò un video da guardarmi. Bevo il caffè nel mentre, pausa Terea e inizio subito a studiare. Sono molto felice perché hanno appena acquistato una borsa di me col corso che ho messo appunto su Vinted. Vi ricordo di seguirmi su Vinted, questo è il nome del mio account, Martina-Astrenakis, perché anche con il fatto che ho perso comunque 10 kg, tanti vestiti mi vanno larghi, quindi li metterò man mano su Vinted. Già ne ho messi diversi, tra l'altro. Io contratto anche molto facilmente perché voglio levarmi queste cose da casa. Non ho più spazio veramente perché tra me che acquisto vestiti, tutti quelli che mi mandano, io non ho proprio più spazio. Il mio armadio sta scoppiando letteralmente, poi sono anche una fissata che devo cambiare sempre vestiti. Quindi sto mettendo tante cose su Vinted e tra l'altro appena farò il cambio stagione vi troverete Vinted bombardato di vestiti proprio perché devo levare le cose che non mi vanno più. E oltre che, vabbè, ovviamente negli anni si cambia anche gusto e genere di abiti. Comunque, quindi mi è arrivato questo ordine, dopo facciamo il pacchettino insieme per la ragazza. Volevo rispondere a una domanda che mi chiedete sempre, ogni volta che faccio video in cui studio, eccetera, mi chiedete tantissime domande sul mio iPad, quindi volevo rispondere in modo tale che poi non me lo chiedete appunto sempre. Mi chiedete sempre che iPad ho, dove ho preso la cover, come mi ci trovo. Questo è l'iPad colorazione fucsia, si vede da qua perché c'è la cover fucsia che ho preso abbinata al colore dell'iPad, ma da qua si vede appunto il colore anche dai bordi, qui si vede fucsia ed è l'iPad decima generazione 256 giga. Questo iPad qui me l'ha regalato il mio fidanzato per Natale. Io prima avevo un altro iPad di ottava generazione, se non sbaglio, con cui mi ci trovo altrettanto bene, però appunto lui ha voluto regalarmi questo per fare un upgrade. E tra l'altro c'è anche un video in cui ve lo faccio vedere per bene, che si chiama proprio "Ho comprato il nuovo iPad". E ci sono proprio io con l'iPad nella fotocopertina, quindi lo trovate sul canale. Io mi ci trovo benissimo, ragazzi. Per me l'iPad è una svolta per quanto riguarda lo studio, non tornerei mai indietro a carta e penna. Cioè, nel senso che capita che vedete io studio e sottolineo su iPad, però ovviamente quando si tratta di disegnare molecole io le disegno sui fogli. O tipo ad esempio con una materia che voglio fare a giugno ho deciso di, cioè ho scritto tutti gli appunti sull'iPad, ma voglio fare qualche schemino e questo lo farò su carta. Che altro perché a volte mi ci trovo meglio a esercitarmi a disegnare molecole sulla carta rispetto che sull'iPad. Però io uso l'iPad per tutto, lo utilizzo anche per il mio lavoro qui sui social perché ci faccio le fotocopertine, ad esempio le grafiche per il profilo Instagram del mio negozio, per il sito del mio negozio. Quindi lo uso veramente, ma veramente tanto e ve lo straconsiglio. La cover l'ho presa su Amazon ed era dotata di tastiera. Non ho più il link perché purtroppo non so se questa cosa accade anche sul vostro profilo dell'app di Amazon, ma dopo tanti acquisti iniziano a sparire quelli precedenti e quindi mi chiedete anche spesso di lasciarvi il link della sedia, questa qui che uso per studiare, che ho preso sempre su Amazon, ma non ce l'ho più il link. E anche della cover non ce l'ho più perché l'ho cercato per metterlo nell'info box, ma niente. Basta che cercate cover iPad decima generazione con tastiera. Ho deciso di comprare la Magic Keyboard, quella lì di Apple, perché costava 1.300 euro ed è una cosa incredibile, troppo troppo costosa sinceramente. E poi a me piace il fatto che si stacca la tastiera e posso regolare l'altezza dell'iPad, vedete, perché qui ci sono questi scalini dove tu puoi mettere l'iPad qua, qua, qua e puoi spostarlo, mentre con la Magic Keyboard non si può fare questa cosa, il che mi dà molto fastidio, perciò ho deciso di non acquistarla. Non l'acquisterei mai e poi mai, anche se avessi tutti i soldi di questo mondo, perché non ne vale la pena. Questa cover qui l'avrò pagata 20-25 euro, con tanto di tastiera funziona benissimo, quindi super consigliata. Mentre la penna è una delle ultime che è uscita, con il caricatore appunto qui dentro si mette a caricare, super comoda, molto più leggera rispetto all'altra che avevo precedentemente, e quindi mi ci trovo benissimo con l'iPad. Ve lo dico perché me lo chiedete veramente sempre sotto tutti i video in cui lo vedete, vedete che io ci studio. Quindi top, lo trovate alla Apple, su Amazon, MediaWorld, Euronics, tutti questi posti qua che vendono cose tecnologiche. Detto ciò, adesso sono le 14:28, ho visto mezzo video di Grace on Your Dash, ma non lo so, non mi va più di vedere video su YouTube, quindi tra 2 minuti parto con lo studio e praticamente stamattina ho ripetuto questo potere ottico
rotatorio. Vi ho detto che fa parte della prima PIT che ho fatto di analisi, perché nella seconda PIT praticamente ci sono anche degli argomenti della prima che ho già fatto, argomenti mancanti che non ha messo nella prima PIT. Ha detto che vuole mettere qualcosa anche nella seconda, di quelli che non sono usciti nel primo compito finirà qualcosa anche nel secondo. E quindi ho ripetuto tutta quanta la prima PIT perché me l'ero dimenticata. Dopo un mese avevo dimenticato le cose. Invece oggi pomeriggio ripeterò tutta una prima parte che ho studiato di questa seconda PIT, perché appunto devo imparare tutta questa seconda parte, e domani faccio ripetizioni e scrivo anche le parti mancanti. Perché quando mi chiedete, devo fare questa grande parentesi perché me la chiedete sempre, ogni volta che dico faccio ripetizioni mi chiedete che vuol dire che fai ripetizioni. Io praticamente ho questo ragazzo che non è un professore tipo di 50 anni, ha 30 anni e segue sia me che altri miei amici all'università. E lui cosa fa? Praticamente, per quanto mi riguarda, poi ognuno sceglie di fare cose diverse, lui mi facilita la scrittura degli appunti, cioè mi detta le cose importanti, mi dice no, questa cosa che hai scritto elimina non serve a niente, magari aggiungi quest'altra, mi semplifica la scrittura degli appunti. Non faccio ripetizioni perché lui mi spiega le cose, lui semplicemente mi aiuta a scrivere, a sottolineare le cose più importanti e ad eliminare quelle meno importanti, di materie più complesse in cui c'è molta chimica, perché io sono una frana in chimica, nonostante sì, sono iscritta a farmacia, c'è molta chimica, ma anche chi non è bravo in chimica può frequentare farmacia, perché io sono l'esempio lampante che non è importante essere bravi o predisposti nei confronti di questa materia, basta pagare le ripetizioni quando qualcosa non va. E quindi praticamente io ho scritto con lui fino a una certa, e questa settimana lui aveva delle riunioni di lavoro importanti perché appunto lui fa un altro lavoro e quindi non ci siamo potuti di vedere, lo vedrò finalmente domani. Abbiamo scritto fino a una certa gli appunti per la seconda PIT e devo imparare fino a questo punto in cui siamo arrivati. E poi appunto domani continueremo a scrivere. Quindi ho ripetuto tutta la prima PIT tra ieri e oggi, e adesso oggi pomeriggio ripeterò tutta questa prima parte di cose che ho scritto. Non credo di riuscire, però nel caso riuscissi molto felice, voglio ripetere un pochino di farmacologia, perché farmacologia è un esame che io voglio dare in questa sessione, e dato che è un esame molto complesso, chi l'ha fatto lo sa che è proprio un mattone. Non posso finire questo esame qui di analisi e iniziare a studiare quell'altro, altrimenti non lo darò mai, è lunghissimo. E quindi nel mentre cercavo di studiare un pochettino, e ieri, sentendo un mio amico che appunto sta studiando anche lui questa materia, ovvero farmacologia, mi ha detto che lui studia molto bene facendo le mappe. Quindi io vorrei adesso, sono arrivata tipo a metà programma a leggere e a sottolineare, ma vorrei bloccarmi a questa metà e tornare indietro e fare delle mappe concettuali anche io, perché magari mi si fermano meglio i concetti in testa. Poi finito tutta questa cosa, che durerà parecchio per fare queste mappe fino a questo metà programma, riparto con la seconda parte e speriamo che poi scrivendo queste mappe anche ripassare sarà più facile. Non lo so, io non uso le mappe per studiare, preferisco sottolineare e scrivere meglio, fare degli schemini col post-it proprio sull'iPad a fianco alle frasi, però vediamo se magari mi aiuta di più perché sono tanti concetti. Quindi questo è quello che devo fare oggi, principalmente ripetere questa prima parte della seconda PIT, se non scegli lingua, madonna mia, di analisi 2. E poi, se avanza tempo, fare questi schemi di quest'altra materia. Non lo so, vediamo. E quindi adesso mi prendo 5 minuti, alle 14.40 inizio. Tra l'altro ho appena caricato un nuovo short su YouTube e ho anche caricato un video appunto sul profilo di BioBoutique. Come sempre vi ricordo di seguirmi sia sul profilo Instagram che sul profilo TikTok del mio negozio. Vi aspetto. E tra l'altro, dato che questo gli uscirà appunto domani, sul sito del mio negozio, ovvero www.bioboutiquesa.com, c'è il 20% su tutto quanto il sito, aggiungendo alla fine del carrello il codice sconto, sconto scritto minuscolo 20. E avrete appunto il 20% su tutti i prodotti, anche sulla collezione nuova, sui prodotti nuovi, sui solari, su tutto. Quindi correte sul sito di BioBoutique, vi lascio il link giù in info box per fare un po' di acquisti, e io poi sono felicissima di fare tutti i vostri pacchetti. Ho cambiato postazione, una postazione che non vedete mai, perché sono nello studio di mia mamma, perché c'è sia le pulizie nella mia stanza. Mi sono messa qua, ho preparato il mio yogurt, sono le 4:10, appunto faccio merenda e poi riparto a studiare. In tutto ciò stavo parlando anche su Instagram con voi nelle storie. I veterani che mi seguono da tanti anni dovrebbero riconoscerla questa stanza, in particolare questo muro a pois, perché questa, che adesso appunto è lo studio di mia mamma, era la mia vecchia stanza da letto. E appunto io registro i miei video con quello sfondo lì, che no, non è la mia cucina, ma il muro a pois. E questa stanza è piccolissima, guardate, guardate com'è piccolina,
ma lì c'è il mio topolino. Ma io adoravo questa stanza perché era rosa, con questo muro a pois, con tutti i mobili bianchi e rosa. Nonostante fosse piccolissima, era veramente il mio angolo di paradiso. Poi adesso appunto ho cambiato stanza, avete visto dove sto adesso, una stanza molto più grande, col bagno all'interno mio personale, quindi è tutto un altro mondo. Però io in questa stanza sono veramente cresciuta, tutti i 5 anni del liceo me li sono fatti qui, tra piante, per i primi fidanzati, le mie prime amiche che venivano a dormire a casa mia. Cioè, veramente ho dei ricordi pazzeschi in questa stanza. E nonostante comunque sia cambiata, perché il letto non c'è più, la scrivania è cambiata, adesso c'è questo armadio enorme qua, che prima non c'era, la cyclette. Però ci sono dei mobili che sono rimasti uguali, tipo il comò qua, i muri, quest'altro mobile, quest'altra parete attrezzata qui con questi quadrotti dove prima mettevo i libri, la cartoleria, eccetera. Adesso che sto qui dentro mi fa un certo effetto, anche perché io non ci vengo mai qua, perché appunto questo è il studio di mia mamma, ma anche se mia mamma lavora praticamente tutti i giorni al negozio, comunque non ci vengo mai perché sono in camera mia, però è incredibile quanti ricordi ci sono qui dentro. Quanto tempo mi seguite? Fatemelo sapere giù nei commenti e soprattutto mi seguite da così tanto da ricordarvi questa stanza? Fatemelo sapere, sono curiosissima. Io torno a studiare, devo fare l'estrazione e poi ho finito di ripetere tutta la prima parte della pit di analisi 2. Mi sono un po' rallentata quando sono qui perché non mi trovo, questa sedia è scomoda per me. Mi piace studiare nella mia stanza, appunto. Voilà, make up fatto, mi sono truccata in diretta con voi su Instagram. Super basic, come sempre, nulla di che. Forse morirò di caldo vestita così, può essere, perché ho anche i pantaloni di lanetta e ci sono 20 gradi, però oggi pioveva, quindi appena vedo freddo, mi copro, perché appena passo un filo di vento io prendo la febbre. Mezzanotte e sono tornata a casa, ho fatto skincare, mi sono struccata. Ci sentiamo domani perché sono stanca e vi dico anche cosa ne penso del film Deliberato e vi racconto un po'. Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo vlog. Ovviamente ieri, come vi ho detto, sono andata a vedere il film Deliberato, molto carino. Forse mi aspettavo qualcosa di diverso, ma in sé per sé è stato comunque un bel film. Oggi è venerdì, sono le 11:23 e io sono pronta, tranne per il cerchietto ovviamente, che non esco così, per andare all'università. E tra l'altro sto studiando e mi sono accorta, perché vi giuro sono fusa, che oggi appunto è venerdì, quindi questo video voi lo vedrete tra 2 ore. Adesso mi devo muovere come proprio un fulmine a montarlo e niente, quindi taglio corto perché devo montare questo video. Vi voglio un mondo di bene, grazie per essere arrivati fino alla fine e vi mando un bacione enorme. Mi raccomando, vi aspetto su tutti i miei social che trovate giù nell'info box. Vi ricordo di iscrivervi al canale in modo tale che appunto siete aggiornati su tutti i contenuti, attivando anche la campanellina così vi arriva la notifica ogni volta che esce un mio video. Grazie mille per essere arrivati fino a qui, un bacio enorme, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, ciao!